Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere come cambio la catena alla mia motosega. Come prima cosa andiamo a rimuovere il coperchio di plastica dove c'è il freno della catena. Una volta tolto il coperchio, cominciamo a scrostare un pochino da quella segatura che è rimasta incrostata dentro a tutti gli ingranaggi e tutto quanto. Una volta ripulito tutto per bene, andiamo avanti con l'installazione della catena. Una volta installata la catena, rovesciamo la nostra motosega sul fianco opposto e facciamo il rabbocco dell'olio di lubrificazione della catena. Ricordiamo che l'olio che lubrifica la catena è importantissimo e va sempre tenuto sotto controllo, perché oltre a lubrificare la catena serve anche a raffreddarla. E senza di questo, senza la lubrificazione e il raffreddamento, la catena si brucierebbe e quindi dopo pochi tagli non taglierebbe più. Non so se si notano le goccine che ci sono sul... Questo è tutto l'olio che abbiamo aggiunto, che è quello che lubrifica la catena. Siamo pronti con il primo avviamento. Proviamo a metterla in moto. Come avete visto ragazzi, sostituire la catena alla nostra motosega è stato un lavoro semplicissimo. Mi raccomando, abbiate sempre cura dei vostri utensili da giardino. Ciao ragazzi, buona serata!